il buon Roger che si definisce sfiancato dalla sfida da con Tommaso. E cosa vedono i miei occhi? Sogno son desto, Roger Max prende Giulia e Bode prende Leo. Meravigliatissimo di questa scelta di Roger, che cala Giulia stessa contro buon Bode. Bode che ma è lui veramente che sta Giulia Mela. Sì. È così? Questa, ebbene, questa sì. Non me l'aspettavo. Ed ecco qua, subito un lancio da parte di Fabrizio. Walkerry, colpo dal basso garantito. Ed ecco qua, adotta molto la stance, colpi safe. Spaccata, passa sotto allo spring kick. Ebbene sì. Ah, ecco qua, questa volta Roger ripaga Bode con la sua stessa moneta col gioco da rialzo di Giulia fortissimo. Bow and arrow. Crouch. E ancora Bow and arrow. E chiude col primo colpo del World Drum. E credo che questa potrebbe essere la sconfitta più deludente della gara di Bode, se qualora Bode dovesse perdere. Stringasi, Leo, full d'approccio fantastico. Ecco anche qua. Se comunque sarà molto trade che Bode riesce a convertire in maniera spettacolare. Pochi zeme, ecco qua, fatica a rialzarsi Roger. Qua running one, c'è una posizione di DF non incredibile. Sono ancora medagliato il fatto che abbia preso Giulia stessa contro Bode. Forse a mo' di sfida in quanto venendo dall'user bracket. Ricordiamolo, Roger deve vincere due volte e non una sola contro il buon Bode. Hellsweep. Stance evasiva che non conclude Bode. E Roger si porta sul 2-0. Si porta sul 2-0? Con Giulia, sì, con Bode. Non è difficilissimo da commentare in questo match, perché non me l'aspettavo proprio. Questa conversione non è per nulla facile. E wow, max damage bomb. Roger mostra una grande dimestichezza di Giulia facendo cose che fanno i veterani player. Ma mi sta venendo in dubbio che sia veramente... Wolf Drum parato, attenzione, DF2 puntuale. Qui subentra la conoscenza di Bode PG, ma incredibile. Rialzo 3. Convertito con il Bow and Arrow, sta giocando da veterano di Giulia contro il veterano di Giulia, sì, per l'eccellenza. Ma infatti io sto cominciando a dubitare il fatto che lui sia veramente quello che sta usando Giulia. Cioè è stranissimo, invece, questa cosa. Ti assicuro che stia così. Wow, non me l'aspettavo. A giudicare dall'espressione di Bode è molto poco felice della cosa. Ecco come l'impressione. Ah, ecco, al contrario. La schermata era errata. Dicevo, c'è qualcosa che non mi tornava. Sì, la cosa, ecco. Ok, ecco. Chiedo un giusto conferma dalla regia, se mi possono confermare. Vediamo se qualcuno può confermare il PG Pick. Ebbene sì. Era la schermata errata e il contrario. Allora, vediamo allora. Perfetto, adesso ci troviamo. Adesso siamo più nei canoni, in quanto l'esibizione di Giulia era troppo forte. Sì, per infatti c'era qualcosa che non andava. Ed ecco che torniamo, primo colpo del... ci siamo, ecco qua, questa volta Roger torna in sé, rinsavisce e torna assumendo per aver fatto l'esibizione con Leo. Non all'altezza di quello che ci aspetteremo da lui. Bow and arrow, niente, è un FF1 che non entra. Completa la stringa, entra. Con tutto alta, molto rischiando parecchio tra l'altro. Power crash a vuoto. Punita, forse poteva punire con Altair, in quel caso con un up kick. Sì, che non è, che come ben sappiamo è nelle sue corde. Ecco, lo ce lo siamo chiamato. Eccolo qua. Puntuale come la morte. Scorpion. Double Scorpion e chiude. 1-0, facile. Sono meravigliato il fatto che abbia scelto con sia partito con Leo Roger, ecco da qui la confusione. Non è una scelta che credo fosse nelle sue corde. Passo, interrompe. Che forse va a modi option select. Bode che va vuoto con qualche mossa, ma Giulia ha questo bel pregio di recuperare velocemente. DF2-1 incredibile su una mossa dal recupero rapidissimo di Shine. Muro e massimizza il danno. No, cercava probabilmente cerca un cross up. Bow and arrow parato e punizione fantastica. Cerca Okizeme che non trova. Raccolto dall'aereo e 1-1. Quindi si dà tutt'altro che vinto Fabrizio, il buon Bode.
conversione ottimo. Magistrale. Questo è molto difficile da fare. Assolutamente. Ah, cerca quasi wall to wall. Completa il boy, completa la stringa punibile da lancio, che lancio che non avviene. Cosa molto strana da parte di Roger. Vediamo, si studiano a medio schermo i due personaggi. Vediamo, non c'è... Cercano, secondo me, l'uno whiff dell'avversario, sì, probabilmente. Sì. Cercano approccio di capitalizzare... Approccio difensivo da parte di Zandi, che sembra non rendere in favore di nessuno. Forse l'ago della bilancia potrebbe essere, ecco qua, l'aggressività di Fabrizio. Low Perry eccezionale. Andiamo a muro, non credo sia finita, ma no, Loki, da Loki Zeme. Wow, fantastico. Però con un DF4 facile lì e poi ha fatto il rialzo. Credo quello sia un sì. Sì, un VS3 sulle più di VS del Double Scorpion forse. Ecco, slide, preme sull'acceleratore Bode, ma Shai non ci sta, presa non schippata. FF3 che non va, non connette. Giulia ben pressing, questa volta è pericoloso. Ecco qua, se la sta giocando tutta Fabrizio, rischiando parecchio, ma è l'unico modo di fare un tetro comeback garantito, stringa garantita da quel counter hit precedente, è garantito assolutamente, sì. Vediamo come finirà. Deve premere sull'acceleratore Roger. 4-4, stringa alto basso, la cui unica risposta è low parry, cosa difficilissima da fare. Poi il 4 giura è Magic Ball, giusto? Assolutamente, lancia, quindi... assolutamente. Quindi è una stringa insidiosissima. Mm-hmm. Vediamo, c'è un poking, ecco qua, di nuovo counter. Ah, quest'altra non c'è la conversione da parte del buon Bode, in quanto c'è stato un trade. Vediamo. Comunque Bode tende a contenere la sua offensiva perché sa bene che esposti troppo. Wow, off kick random, sì. Mamma mia. Che sembrano random ma che in realtà connettono tutti. Probabilmente c'è, legge il timing avversario. Anche Roger. Perché Roger e Bode giocano spesso insieme, entrambi conoscono bene il timing blu dell'altra. Conoscono bene il timing blu dell'altra. Fabrizio. C'è un cap di stage. Infinite stage. Punta all'infinito. Scelta che in parte mi sorprende, in quanto non sarei completamente sicuro che il muro favorisca più Shine che Giulia, anzi i danni di Giulia schizzano alle stelle al muro, eppure questo sembra essere il pick. Vediamo in favore di chi prenderà questa scelta. Questa può essere anche una scelta dettata dall'esperienza di gioco del mio giocatore, probabilmente. Una scelta fatta sul player, non sul PC. Sì, sul player, non sul PC. Plausibile, plausibile. Vediamo come si svolge la cosa. C'è ancora un low... Sì, giocano poking, di base, sì. Non si espongono tirando solo mosse salve. Ecco qua, questa volta lo raccoglie dall'aria, ma no, la conversione delle migliori. Si gioca due volte l'alto dalla stringa rischiando questa tantissimo. Conversione molto puntuale. Molto già uno spring kick che viene graziato da Roger. Rialzo 2. Ah, non c'è la posizione da lancio, incredibile. È come se stessero abbassando la guardia. Presa. È come se non si stessero aspettando questi errori clamorosi in una parte dall'altra. Ed basso. Ecco qua, basso che garantisce una risposta su quel gioco da full crouch di Giulia abbastanza sicura. Orbital. C'è un DF2 stance, non viene completata la stringa ancora una volta. 1-1, sì, l'uno gioca sulle interruzioni della stringa dell'altro. Nessuno dei due si espone in modo particolare. E stranamente sto vedo che nessuno dei due sta provando a... No, l'ho chiamato il low parry, qui subentra la conoscenza del player, come dicevamo. Infatti fino ad ora nessuno di loro aveva provato a fare low parry, proprio quando ci ho pensato un attimo l'hanno Eccola fatto. Qua. C'è un full crouch che chiude il round. E... Qui c'è la motion della slide. Attenzione, c'è un Roger alla ribalta tra l'altro. Sì, sì. Low parry ancora? Che dopo quella piccola defense con lei, oh, si sta ripigliando anche le costure. Ah, e ancora una volta non c'è la punizione da lancio da parte di Fabrizio che fu... Wow, incredibile. Mamma mia. Incredibile. Sì. Roger prevede il futuro. In Roger quanto prevede il futuro. Ed incredibile. 3-0 secco. La scelta di finito che non ripaga Fabrizio. Il buon Bode in questo caso.
c'è da dire che in quanto fosse fan del wrestling, come ben sai, ogni lottatore ha la sua mossa speciale, la sua signature. Sì. Se dovesse attribuire una signature a Roger Maxi sarebbe senza ombra di dubbio il suo kick, che sembra davvero essere imparabile. Impossibile da parare. Chiamatelo UF4, chiamatelo Hopkick, chiamatelo Altair. Fatto sta che mostra una lettura del suo tempismo avversario invidiabile. Veramente un ottimo gioco da parte di entrambi. Andiamo in Era in Paradise, lo stage decisamente tra i più belli. Ecco un balcone break. Sì, e c'è da dire che il piano inferiore è paragonabile a un Infinite, in quanto le mura sono distantissime l'una dall'altra. Vediamo a favore di chi andrà questo. Non mi spiego però la scelta di questo stage, magari rispetto a un Jungle Outpost, che ha sia un balcone break che un puntualissima punizione sulla stringa che termina col basso di Giulia, la parte Shine. Punizione, ottimo recupero lì molto rapido. Assolutamente, leggerissimamente in ritardo Shine, presa schippata. A te di nuovo. Inspiegabile. Questa porterà a concluderà con Double Scorpion? No. Va per lo insieme. Sì. Westending 3. Ancora di nuovo Hopkick. Ancora incredibile. Wow. Incredibile. Veramente. Veramente non saprei come contrastare io stesso. Perry però questa volta l'Hopkick puntuale arriva da parte di Giulia. E break. Fantastico, Juggle ottimizzata, tira tutte le andarlo, mamma mia, la completa. Sta giocando molto aggressivo adesso, sta rischiando tantissimo ma sta ripagando, e Boendarlo con 7 golden letters, attenzione, incredibile, perfect, ancora basso, eh sì, se le gioca di B3, ancora una volta pull di approccio safe che permettono a Bode di rispondere a sua volta applicando il suo gioco. Si studiano tanti, ottimo step. Non raggiunge la schiena e chi non permette punizione eccezionale, ma mi sa che le mura sono distanti. Forse questo è di nuovo un hop kick qui veramente difficile da giustificare, ma che funziona. E funziona. Ma che funziona? Questo è un rialzo 2 leggendario. Non arriva a muro, e forse questa è la scelta. Il motivo della scelta forse è che in questo stage Giulia può raggiungere i muri. Wow, Roger. Incredibile. Giulia può raggiungere i muri e Shane no. Da una juggle nel medio del mezzo della stage. Forse questa è la scelta di Bode, ma che non sta ripagando, perché le letture sui tempismi del buon Roger sono incredibili. Vediamo che asso nella manica si giocherà Fabrizio. C'è qualcuno che cerca di fare rifornimento, ma questa volta è andato a vuoto. Ma credo che siano concessi una leggera pausa. No. Questa adesso è tecnicamente adesso Roger è super rifiutato. No. Allora questo è assolutamente effetti, okay. Roger deve vincere un'altra per poter resettare i bracket. No, questa è 2-1. Cioè, 2-1 questa. No, un momento, aspetti, ne ha vinte due, ha ragione, ne ha vinte due. Sì, quindi è stato il bracket, ne ha vinte due di seguito, questo bracket è stato resettato. Perché... Sì. Ebbene sì, quindi adesso è il grand final con reset, giusto? Ebbene sì, siamo sullo 0-0 di nuovo e dovrà confermare la sua vittoria. Ok, nel caso della logia ci possono dare la conferma, no, penso così, di sì. È così. Perché avevamo attribuito falsamente la vittoria nella prima. Con, esatto, quello di Leo e Giulia. Sì, c'è stato un po' di deception. Hopkick a vuoto e qui non se lo fa dire due volte Bode nel punire. Ottimo. Tra l'altro Bode che ancora una volta va per l'infinito, chissà se gli renderà più fortuna. Noto una certa confusione da parte di Bode che passa da uno stage all'altro non riuscendo a identificare quale possa dargli un vantaggio. Ma forse non c'è vantaggio da cercare nello stage. Altair di nuovo, ottimo lancio. Sulla gomitata di puntualissimo, quasi di punizione precisa da parte di buon Bode. Basso e si porta a casa il primo round. Che punisce puntualmente sulla data vuota di Giulia.
Floating non viene convertito in Struggle, vediamo. Non, non riesce. Però c'è in vantaggio. Sì, sì. 4-1. Ma questo è un déjà vu, fra l'altro, della, della prima tappa, fra l'altro, sbaglio. Sì, sì, assolutamente. Questa scena mi è già vista ancora una volta. I due scontrano ancora una volta, Roger viene dal basso, ancora una volta si porta in vantaggio. Attenzione, Hawk Edge che va vuoto, non viene punito. L'Hawk Edge è punibile da lancio, anche un block qui forse lo perde, incredibile. Forse qui Cole sta un po' cedendo, forse si sta un po' facendo scoraggiare da un Roger Max che alla lunga ti cuoce nella tua stessa acqua come il polpo più saporito di Napoli. Purtroppo c'è anche da dire effettivamente che essendo due giocatori che giocano spesso insieme, appunto, ognuno conosce lo stile di gioco, i tempismi, quindi ma questo anche per sembra questo sembra pendere in paura di Roger. Ebbene sì, perché nonostante altrimenti spiegherebbero tutti quegli hopkick, o è Roger che legge il futuro. Io credo magari che sia la fusione delle due, in quanto gli hopkick di Roger non funzionano solo su Giulia, poi ben sappiamo, su Bode, ma su chiunque. Ed è ancora una volta 2-0, hopkick di nuovo. È qui però c'è una lettura della dell'opzione di Giulia e max damage e ci portiamo sull'1-0. Mi chiedo come reagirà. Ecco qua, Bode forse si arrende con Giulia. C'è un cambio di PG? Potrebbe esserci. C'è un cambio con Leo? Ma credo che forse si dedicherà a un altro PG questa volta. Potrebbe sfoderare l'Aiza, può essere? È un problema. Sì, c'è un problema di prima, ma non credo che comunque l'abbia sfoderata. Lidia? Sì, e vediamo. Se siamo Pacumram? Prende Lidia, anche se Pacumram, Roger stesso è un ottimo player di Pacumram. E quindi non so quanto abbia potuto giocare la scelta, ma la Lidia di Bode, che ricordi, è molto solida? È solida. Molto solida. È solida e pericolosa. E sa bene come utilizzare i mix up e i tempismi. Tra l'altro, una cosa che potrebbe giocare a favore di Bode è che Lidia tende ad avere un whiff recovery, ovvero a recuperare dagli attacchi a vuoto è velocissimo. E questo potrebbe limitare il gioco di Roger, in quanto se non puntuale con gli hopkick, nello specifico proprio, esatto, a questo punto potrebbe non bastare il più fulminante degli hopkick per limitare il gioco di Lidia. Lo perdi però subito, incredibile, non so a cosa porta attribuire. Va per il mix up, ma non va per la scelta bassa. Non si alza Bode, quindi va direttamente per la scelta bassa subito. È noto un retaggio giuliesco da parte di Bode, in quanto tende a non punire i bassi parati ma a utilizzare i plus frame per applicare mix up. Un saltino in avanti che non vede follow up. E vedo la barra della salute di Shain depletarsi più velocemente questa volta. Chissà che non ripaghi. Hopkick di nuovo. Invece no. La mossa tende a confermarsi imparabile. Max damage. F1. Completa la stringa. Rischiando tantissimo. Forse Roger non se l'aspettava. Hopkick! Purtroppo mi dispiace Fabrizio, sei fortissimo ma non sei Roger sugli hopkick. Gli hopkick ad Capocchiam sono appannaggio in esclusiva di Roger. Hawk Edge puntuale. Arriviamo a muro, sì, assolutamente sì. Se la gioca ancora una volta con un Charge che sta quasi di sberleffo. Conferma questo counter hit a muro equivale alla morte. Mossa fortissima. Hopkick entrambi? Forse sì, che non favorisce nessuno, ma è ancora una volta Roger quello. Double che Scorpion, sì. Spring kick. E forse abbiamo tempo pazienza. Hopkick parato, non punito al massimo delle possibilità di Lidia. Vediamo come si sviluppa il gioco. Sì, spacing e ecco su qua. Counter hit, questo fa jungle e penso che chiuderà. Dovrebbe. Ed eccola qua. Conversione puntuale da parte del Bode, che fa capolino su non ci sta a essere distrutto come l'ultima volta da parte di Roger, ma servirà un cambio di marcia. Lo perdi di nuovo. E ogni qualvolta che puntualmente vi viene fermato
a letture di voce veramente al limite della chiaroveggenza. Cerca in tutti i modi di rubare il basso turno col dick jab. Ecco qua. Hopkick. Forse questa volta ci siamo. Anche se l'hopkick di Lidia, facendo screw immediatamente, tende a non convertirsi nei danni, in danni paragonabili a quelli di Roger. Ah, completa. Ancora una volta. Roger si fa trovare impreparato sulla, sul bassino che arriva subito dopo il jab di Lidia. E finalmente un UF3 arriva in counter e andiamo a muro, andiamo a muro. E chiuderà con Double Scorpion. Finalmente no. Non vedo chi charge. Cercava... Se la gioca di Okizeme ma gli va male. Cercava un counter hit sul rialzo lì, probabilmente. Sì, che non è arrivato. Anche perché Bode non è stato affettato. Wow. Ottimo step. Nonostante il recupero estremamente veloce del wide running di Lidia. Arriva una punizione, ma qui... Ma qui ottima punizione, conversione sulla slide per di Roger, che non arriva a muro, avrebbe potuto significare quasi la fine del round. Roger mantiene la lead, questa potrebbe essere la partita più importante di tutto il set. 20 secondi a termine della partita, vediamo. Non c'è il duck sull'alto. Quel prova non... a entrare col drive, però purtroppo... Quel duck non arrivato sulla stringa di Shaheen. Gli è costato questo round. Gli è costato il round e probabilmente l'intero set, perché qui ne deve vincere 3 di fila. Molto difficile per Bode. Quel duck gli è costato. Però per citare Bode, non è finita finché non è finita. Esatto. La partita finisce quando il pad viene posato sul tavolo. Addirittura gli cala Kunimitsu qui. Kunimitsu sì, denuto. Attenzione. Counter pick su counter pick che stanno lasciando il tempo che trovano. Quanto la preparazione di Boge di Boge si estende a sì. Tutti e 50/51 PG. Vediamo come andrà questo matchup. Ma c'è da dire che comunque Bode di assi nella manica ne ha tanti. E Roger Max si dovrà combattere con l'unghie e con i denti fino all'ultimo jab. Vediamo come andrà. 2-2 da parte di Kuni. Ottimo step. Elicottero 4-1 non daccato. Forse anche data la stanchezza sta mancando un po' di risposta alle stringhe di Shaheen, nonostante lo conosca benissimo. Basso counter. Garantito qua. L'FF2 quella bene, sì. Giusto, la spazzata da full crouch di Kunimitsu di F2 che fa le veci dell'hopkick a coppola, ma che entra cross. Basta. Up fa benissimo non tecrollare in quanto l'avrebbe preso di schiena. Garantito, non c'è il duck ancora una volta sull'alto. Basso, preso un vuoto. Se la rischia tantissimo, ma entra fa benissimo. Hop kick a vuoto e ancora una volta qui le risposte di Roger sugli hop kick. Attenzione, wall bounce. Wall bounce in wide running che Double costa per un tetto della barra. Ancora? Mamma mia. Incredibile, veramente. Le conversioni sono da manuale. E Unito. Se la gioca Unito con la stringa launch punish. Le 7 dorate. Ebbene sì. Se le sta giocando tutte Bode, ma sta trovando un muro di ferro dall'altra parte. Punizione ottimo. Non facile da applicare sul DF2 di Kunimitsu, molto rapido nel recupero. Ancora una volta ci mostra che i suoi riflessi dopo 4 di gioco sono atterrati. Doperi leggendari. Porta a muro, attenzione. Cerca il mix up ma gli stava per andare malissimo. Ma ancora una volta Bode riesce a portarsi ebbene sì. Round Bode non approfitta dell'errore dell'avversario. Gli stanno costando il torneo questi piccole mancanze. Hook edge, attenzione. Ok, lettura fantastica. Screw, porta a muro. Chiude con Double Scorpion, cerca i danni. Cerca un Wolfsplat che non arriva. Wow. Gioca un DB1-2 rischiando. Ottima, ma conversione. Legge le tempismi avversari. Hop kick ancora una volta. Credo che siamo molto prossimi alla fine. Basta. Dovrà rischiarsi tutto. Dovrà rischiarsi tutto Fabrizio. Con 3 spazzate di fila. DF2 a coppola. Attenzione. E wow. Roger se la porto a casa. C'è una sportivissima stretta di mano. Cosa dire se non che questo ragazzo è inarrestabile.